gastronomia che però bisogna fare attenzione, perché in questi ultimi anni purtroppo è diventato una malattia quasi, perché noi mangiamo male e quindi abbiamo problemi di obesità, forse in Italia ancora non molto, anche se stiamo iniziando, ma ci sono altri paesi che veramente è un problema endemico. Mangiare costantemente a chilometro zero, come oggi in tanti di moda. Io mangiamo qualche altra cosa, come l'arancia, la frutta, il troppo, il cavolo e così via. Questo serve solamente per la nostra salute, che è la cosa più importante che possiamo fare. Arrivare a questo, io lascio la parola a Mauro Galeotti, così ci farà una piccola storia della gastronomia di Tempese e in modo particolare della carota, visto che è stato così gentile di averci portato anche questi stupendi vasetti. Ringrazio Aldo Quadrani, metto gli occhiali perché non ci vedo e quindi dovrò leggere perché arrivata in età mi dimentico molte cose, quindi così avrò la certezza di dirvi tutto quello che ho potuto trovare sulle carote di Viterbo. Saluto chiaramente anche Francesco Pasquini, faccio i complimenti per la voglia che lui ha e avrà, perché credo che le carote di Viterbo daranno molta soddisfazione in quanto è uno per tutti che hanno reso Viterbo nota nella gastronomia in tutta Italia ed oltre. E ringrazio anche Angelo che mi ha invitato in questa conferenza. Io non sono tanto avvezzo a queste cose, comunque mi ci sono dedicato un po' perché Angelo lo merita, anche per portare avanti la gastronomia viterbese che ha un po' di difficoltà secondo me ad essere conosciuta. Ne parlavamo prima con Vincenzo Piparello per la grande distribuzione che allontana chiaramente la gastronomia locale, quindi vivano le piccole imprese di gastronomia, quelle nostre locali che troviamo lungo le vie di Viterbo. Fatta questa premessa, ho portato 6 vasetti, ce ne sono anche diversi altri, originari, delle carote di Viterbo, perché avevano una forma particolare, come vedete. E esiste anche un altro vasetto più antico che possiedo, che è del 1700 e è di colore bianco, costruito, realizzato diciamo a Bagnoregio. E anche questi altri che voi vedete, non questo qua, questo è una cosa, diciamo uno dei penultimi vasetti sulle carote, anzi terz'ultimo, perché adesso c'è questo anche di Francesco. E questi erano caratteristici perché venivano poi riempiti, mi diceva un amico che ha lavorato nella famiglia Ernesti, una delle ultime ditte che produceva la carota di Viterbo, che entravano all'interno sui 300 grammi di prodotto e loro le realizzavano con la carota color viola, e anche se adesso con Angelo si stava parlando che probabilmente, ma tutto da provare, tutto da vedere, poteva essere anche una carota bianca. La Lucia Alberti parla per esempio di una barbabietola, si sbaglia in effetti, perché chi lo sa, però se ha visto delle carote bianche e quindi ha pensato fosse del barbabietola, che non so, è tutto da studiare, è un mondo ancora tutto da scoprire e per questo forse è proprio affascinante. E adesso io volevo leggervi 2 righe quello che ho scritto, perché ripeto, sono mi scordo le cose. Allora, mi piace ricordare, e questo lo afferma Italo Arieti, che ormai è molto noto, il noto cultore della gastronomia locale, che le suore di Santa Rosa coltivavano e curavano la preparazione delle famose carote di Viterbo condite in un particolare bagno aromatico, e che, come scrive Giuseppe Signorelli, che credo che sia lo storico più importante di Viterbo, in dialetto viterbese erano dette fanfaluche o pastinache. Erano queste carote speciali di color viola, quindi qui si insiste su questo colore, poi ripeto, vedremo, studieremo, la cui cultiva è andata ormai perduta, come ha detto Aldo Quadrani. Avevano un formato più grande delle carote normali, queste carote, le foglie erano larghe e verdognole, striate di rosso.
Si dice che crescevano abbondantemente attorno al lago di Bolsena e che erano cibo per nutrire i cavalli. Non si conosce l'anno di origine da cui derivi questa ricetta viterbese. Si sa, e questo lo scrive sempre Ido Larieri, che nel 1467 l'agostiniano frate Cristoforo del convento della Trinità qui di Viterbo pagò un bolognino di Dazio per portarle a Roma e che vennero definite le più gustose dal Platina, uno scrittore, Bartolomeo Sacchi si chiamava meglio, e vennero descritte nel 1487. Un anno dopo, nel 1488, i conservatori di Roma chiesero ai vitorchianesi, quindi usciva anche fuori dal Viterbo questo prodotto, qualche carota per poterla confettare e offrire ai forestieri che ad Acascalo venivano alla nostra mezza. So che lo studioso Attilio Carosi, già direttore della biblioteca di Viterbo, ha ritrovato nella biblioteca degli Ardenti una ricetta in un manoscritto datato 25 novembre 1827 che citava sempre l'anno. L'almanacco, in notizia della città e provincia di Viterbo per l'anno 1837, così riferisce quando parla della nostra città. Viterbo fa un certo commercio di radici rosse, quindi qui è ancora discussione sul colore, condite dette Daucus Carota, che gli stranieri trovano molto preziose. Questa è un'affermazione ottocentesca, quindi era un prodotto sicuramente di alto valore. Il prodotto fu infatti realizzato e diffuso commercialmente anche dal caffè Schienarte, dove abbiamo adesso con Vincenzo. Veniva messo in particolari vasetti di ceramica e all'esposizione circondariale agricola e industriale del 1879 che si è tenuta a Viterbo nella allora chiesa, ex chiesa di San Francesco, perché era sconsacrata, venne premiato per la particolarità del gusto di questo prodotto. In una pubblicità invece del 1926, è un libricino che parla della nostra città, è una guida, trovo che le carote sono prodotte e distribuite dalla ditta Stefano Pedretti, tutti i nomi perduti che se non li scriviamo non li saprà più mai nessuno, con sede in piazza Vittorio Emanuele, che è la piazza delle Erbe, l'attuale piazza delle Erbe, la quale aveva anche ricevuto la medaglia d'oro all'esposizione industriale di Firenze del 1911, quindi partecipavano con questo prodotto anche nelle esposizioni nazionali e vincevano, insomma, quindi il prodotto era molto, molto curato e molto apprezzato. Lo slogan era il contorno preferito, l'antipasto di etichetta. Questa era la battuta che davano per diffondere questo prodotto. Le carote furono prodotte anche da Camillo Tosoni, che aveva il negozio a Corso Vittorio Emanuele numero 11 Barracca, e sarebbe Corso Italia, il quale nel 1925 vinse a Livorno un premio per tale prodotto, che rinnovo il fatto che la carota usciva da Viterbo. Altri commercianti di carote furono la Sval, SVAL, carote di Viterbo, così leggo su un vasetto che ho, essa proprio. Producevano carote anche i fratelli Ernesti, e qui abbiamo un dipendente che saluto di nuovo, il mio amico, in Piazza delle Erbe, che sui vasetti in terracotta imprimevano in una mezzaluna, sempre di terracotta, la scritta specialità carote fratelli Ernesti di Terbo, questa qui, forse questo, no, comunque è qui su, è questo qui, una cosa curiosa. Applicavano questa etichetta di ceramica. Producevano carote, dicevo, quindi anche i fratelli Ernesti, e altro produttore fu il droghiere Giovanni Battista Ciardi, forse uno dei più noti, anche più vicino a noi, a Corso Italia, anni 60 anche, cioè, a Corso Italia numero 27, tutti usavano come contenitori vasetti di ceramica prodotti a Toscana e a Bagnoregio, infatti la massa di questi che vedete sono di Bagnoregio, con invetratura verde, bianca o marrone. Ciardi utilizzava quelli realizzati a Toscana, ed era attivo ancora negli anni 70. Sui suoi vasetti faceva scrivere con vernice nera carote di Viterbo, drogheria Giovanni Ciardi, telefono 33060. Mettere il telefono deve essere un vanto, nel senso che insomma è tutto c'è un telefono. In alto, al di sopra della scritta, era il leone di Viterbo dipinto in nero. Produttrici delle carote di Viterbo sono state anche le distillerie Viterbium verso gli anni 80. Fondate nel 1906, erano dirette da Pizzarri e compagno. Avevano sede in via San Lorenzo 6 Barra, poi in viale 31.
Le carote venivano preparate dalla moglie di Mengo Cianchelli, che ho conosciuto, e venivano commercializzate in vasetti di terracotta chiusi da un tappo di sughero ricoperto interamente con la cera lacca rossa. Avevano ricevuto il premio, la medaglia d'oro alla prima mostra regionale di Roma del 1923, queste carote della Viterbo. Tra i lingori prodotti dalla Viterbo era la china ferruginosa, il cordial Viterbo, la vecchia strega, per ricordare la strega originale, Gran Vigore, Cognac e Vermont. Fra i nomi famosi che hanno gustato le carote sono Giuseppe Garibaldi, la famiglia Savoia, il re Umberto che si in Portogallo, dalle spediva, c'era proprio una famiglia che nobile che spediva, e Benito Mussolini. Altro produttore è stato Silvio Merlani, viterbese, che realizzò gradevoli vasetti in ceramica con dipinto lo stemma a colori di Viterbo. Per questo si è fermato. La preparazione delle carote consisteva nel tagliare le stesse, dopo averle fatte bollire in una pentola, a fettucce in senso longitudinale. Dovevano essere né troppo cotte né troppo crude. Poi venivano seccate e immerse in una salsa agrodolce formata da aceto nero forte e zucchero. L'utilizzo poteva essere fatto solo trascorsi almeno 15 giorni. Ovviamente chi voleva poteva personalizzare il gusto unendovi cannella, chiodi di garofano, noce moscata e a piacere anche cioccolata, pinoli, uvetta, semi di anice e canditi di limone o di arancio. Quindi era un prodotto anche molto personalizzato alle famiglie. Le carote venivano gustate accompagnate al bollito sia di carne che di pesce. E qui vi ringrazio. Grazie Mauro, hai fatto un excursus. Poi queste carote hanno veramente una storia, non è una cosa inventata come magari si potrebbe pensare, dice rimettiamo in auge qualche cosa. Invece hanno veramente una storia. Professor Rossini, prego. Sì, buongiorno a tutti. Dunque, noi non ci siamo mai occupati direttamente di carota, ma ci occupiamo di altre specie autoctone e varietà autoctone di Viterbese. La carota ci siamo informati e abbiamo subito incontrato un bel problema, cioè quello del dissidio, di capire se era veramente carota oppure era la pastinaca. Due generi diversi, di due specie completamente differenti, che però da una notte ai tempi si confondono. Rapidamente nella storia i romani utilizzavano la pastinaca e la chiamavano carota, e solo dopo il 1100 si è iniziato a avere delle differenze tra la carota e la pastinaca. Le differenze morfologiche sono essenzialmente la pastinaca rassomiglia più alla parola bietola, ecco perché c'è qualcuno che inizia a parlare di fittone bianco rassomigliato alla parola bietola, cioè quindi più ingrossato nella parte vicino al colletto e man mano che si va a stremare verso l'apice. Gli altri invece, la carota ha una diversa sfumatura di colore, dal bianco al giallo all'arancione al viola, e questo semplicemente dipende dal diverso contenuto di sostanze coloranti, sostanzialmente flavonoidi e carotene, che ne distinguono il colore. Il problema che probabilmente è venuto con il tempo è che mentre la carota arancione, quella che siamo abituati noi a conoscere, che vi ricordo è stata migliorata dagli olandesi e portata in molto di recente sostanzialmente, è dominante, ha dei geni dominanti rispetto alle altre di colorazione giallo-violacea. Ecco quindi che mescolando insieme culture, quindi piante di diverse provenienze, nel tempo si va verso il colore arancione perché il colore giallo-violaceo nel tempo regredisce. Ci sono infatti degli ecotipi ancora in Puglia e anche in altre parti d'Italia dove
ancora la carota è di colore violaceo o in alcuni casi molto più chiara. Ma questo essenzialmente dipende da una coltivazione che nel tempo è rimasta isolata e quindi non è stata contaminata da queste nuove varietà più ricche di carotenoidi e meno di altri pigmenti orati, flavonoidi sostanzialmente, e quindi sono rimaste pure originali come erano. Al di là di questo, del puro aspetto botanico, quindi di capire se è una pastinaca o una carota, l'aspetto essenziale è capire come questo prodotto originale potesse conferire delle caratteristiche organolettiche differenti rispetto al prodotto attuale che si trova oggi e viene coltivato. E questo è importante perché noi abbiamo fatto diverse ricerche anche su altre specie e si è visto come il miglioramento genetico che consente una maggiore produttività, un aspetto estetico migliore, una più semplice meccanizzazione e servevolezza del prodotto porta poi ad una perdita di alcune caratteristiche organolettiche invece che caratterizzano le produzioni. Esempi ne abbiamo di tutti i tipi, dai legumi fino al... avete visto il cece che originario delle nostre zone era un cece più piccolo a epidermide più liscia e poi con l'introduzione delle varietà sudamericane si è iniziato a vedere un cece molto più rugoso e più grande di dimensione, del sapore sicuramente meno buono. Ma così vale per la frutta, così vale per tutta una serie di prodotti agricoli che vengono destinati all'alimentazione. Ecco quindi che l'importanza di ritrovare o conoscere la carota viterbese utilizzata e veniva messa in quei vasi è importante non solo per l'aspetto botanico, ma per ritrovare quelle caratteristiche organolettiche che probabilmente nel tempo si sono perse. Solo un accenno è che l'università, in particolare l'ortopotale dell'azienda agraria, stanno lavorando su questo, stiamo cercando di conservare, di raccogliere e conservare delle specie autoctone che non solo possono essere destinate a produzioni di prodotti alimentari, ma servono anche per il ripristino ambientale, per la soluzione di problemi e di esigenze dell'uomo, senza utilizzare delle essenze invece che vengono da altre aree dove sono state selezionate per altre esigenze. Grazie. Grazie professore. Allora, buon lavoro alla sua azienda agraria affinché ci mantenga questi punti che sono veramente importanti per la storia della nostra città, del nostro popolo. E arrivare a questo punto do la parola a Francesco Pasquini, perché lui poi è l'artefice di quello che abbiamo assaggiato, di quello che poi abbiamo assaggiato, e quindi ci dirai qualche cosa su come viene fatta questa ricetta, quali sono gli ingredienti, che cosa, come viene venuto in mente. Buongiorno a tutti. Di riscoprire questa ricetta mi è venuto in mente leggendo di storia, perché dire ma perché non far riscoprire qualcosa di nostro, di veramente nostro? E allora, riprovando a fare questa ricetta con diciamo, la dose originale tutto finita, non a mio gusto e penso anche come gusto, perché i palati si sono modernizzati, non risultava abbastanza appagante. Infatti ho cambiato alcune dosi, rendendole leggermente più dolci, aggiungendo cioccolato, pinoli, canditi e spezie varie, in modo che risultasse anche più buona.
questo prodotto si accompagna veramente bene con gli arrosti di maiale, in particolare come accompagnamento allo stinco, un bello stinco al forno, ma anche sugli affettati sempre di maiale come la coppa, la susianella che ha preso anche il prestigio Slow Food, quindi è una delle vere nostre eccellenze del viterbese, il salame cotto che è sempre un altro prodotto viterbese. Hai detto quello che ci aspettavamo, quindi va benissimo. Spesso siamo portati a realizzare tutto quello che è di tipico, di tradizionale, a livello locale, eccetera. Però spesso magari come nel caso delle carote, tanti hanno provato a farle, si sono impegnati, hanno riscoperto, quindi anche voglio ringraziare anche voi, Carlo come così storico, l'università che ha un ruolo importantissimo, tutti i cultori, vari soggetti che si occupano di mantenere le tradizioni, la cultura della cucina, dei nostri prodotti, appunto come il tribe enogastronomico. Noi adesso da poco abbiamo dato vita a un club di prodotto per significare, di mettere insieme dentro questo progetto un po' tutta quella che è la filiera, con una finalità più precisa, che è quella appunto della commercializzazione, perché come dicevo prima, spesso magari questi sforzi, questi tentativi, questi investimenti, poi nel momento in cui non trovano un riscontro sul mercato, quindi non c'è una vendita, quindi non c'è una redditività rispetto agli investimenti che vengono a muovere, e quindi questo spesso poi comporta che le ricette, i prodotti, tutta una serie di attività importanti, rispetto un po' a quella che è la storia e la tradizione del territorio, tanto più oggi poi tutte le attività economiche sono legate al territorio, tanto più hanno possibilità di successo. Questo è un concetto di marketing territoriale, che purtroppo il nostro Made in Italy, le nostre produzioni sono un po' sempre più bisfrattate, trovano difficoltà a essere inserite anche a livello europeo sui mercati. Dicevamo questa mattina, la grande distribuzione organizzata ormai detiene quasi la totalità delle quote di mercato, per cui pensare che i nostri prodotti si possano affermare nella grande distribuzione organizzata è utopia, perché la grande distribuzione non vuole i prodotti tipici, i prodotti di nicchia, perché sono più costosi e non avrebbe garantito nemmeno l'approvvigionamento. E quindi, sempre più noi vedremo meno i nostri prodotti sugli scaffali, quindi spesso queste società vengono qua, scaricano l'inflazione sugli scaffali e i nostri prodotti trovano difficoltà sempre più ad affermare. Quindi un grazie a chi appunto lavora intorno a questi progetti. Noi poi Francesco è uno dei più giovani nostri associati, ultimamente poi l'avrete visto pure a Serena Mariani, di cronica proprio dove parlavamo di enogastronomia, quindi un po' noi, siccome abbiamo un po' il DNA e il polso della situazione economica delle imprese, stamattina pensate solo che nel Lazio dall'inizio dell'anno, nei primi 10 mesi, mancano all'appello 6.000 piccole e medie imprese. Questo non è altro, noi siamo molto critici nei confronti dei governi che si sono succeduti, appunto, che hanno un po' svenduto l'Italia, il Made in Italy, appunto la grande distribuzione con certi societari stranieri, però la chiusura degli esercizi appunto avviene la chiusura delle produzioni avviene quando c'è un calo dei consumi, quindi quando gli introiti non rappresentano più nemmeno la copertura delle spese. Di questo siamo molto preoccupati, soprattutto per i giovani, per le nuove generazioni che è sempre più nella percentuale della ricerca di prima occupazione. A Francesco, oltre ai lavori che abbiamo fatto prima, ma tenete presente che oggi investire nell'autoimprenditorialità è arduo, proprio perché si parte già con una conoscenza del mercato che si è sempre più restrittivo.
sfuggendo, quindi perché il reddito delle famiglie è calato, e quindi diciamo un po' anche il nostro compito come associazione è quello di aiutare appunto le nuove imprese a traghettare diciamo sul mercato diciamo, questa difficoltà economica e crisi più in generale. Quindi auguri, grazie veramente a tutti quelli che hanno a cuore le sorti del territorio, proprio passando attraverso le nostre tradizioni, la nostra cultura, le nostre diciamo, eccellenze dal punto di vista agroalimentare. Ecco, e concludo proprio con questo. Un altro merito, appunto, ecco, questo va dato, perché ogni tanto insomma, ci tirano pure un po' le orecchie, che poi spesso dopo un prodotto tipico locale, e io dico sempre attenzione che il prodotto tipico tradizionale non è sinonimo di qualità. Quindi come dire, dobbiamo essere anche come dire, sempre più attenti alla qualità che mettiamo sul mercato, perché il Made in Italy, la nostra qualità è riconosciuta a livello internazionale, è richiesta, però ecco, poi sappiamo anche che in giro del mondo ci sono prodotti italiani che magari sono mischiati con altri prodotti oppure sono etichettati o comunque diciamo sono anche tante persone disoneste, e questo chiaramente ci penalizza, perché poi ripeto i nostri parliamo della provincia di Viterbo, i nostri tenete conto per esempio la provincia di Viterbo con le pochissime province forse insieme alla provincia di Rieti, dove tutto il territorio provinciale è tuscia d'occhio per quanto riguarda le extravergini, e quindi abbiamo anche tante serie di produzioni. Quindi ecco anche questa riscoperta delle nostre culture. Infatti, dicevo per esempio, quei giorni fa, grazie anche al diciamo, un'altra docente universitaria, a un produttore che come dire, si è impegnato, la Cannaiola. No? Noi abbiamo sempre saputo che la Cannaiola c'è stata sempre in precedenza. Beh, io ho scoperto che per 80 anni la Cannaiola non c'è stata più, ho pochi anni, c'è cioè un ettaro e mezzo, forse adesso due in Malta, e grazie a questa ricerca è stato riscoperto questo diciamo così ceppo autoctono, perché la Cannaiola è un Cannaiola di purezza, ma diventa amabile, assume quelle caratteristiche, quella gradazione, grazie a una vendemmia tardiva e a una lavorazione particolare. Per cui, dicevo, bisogna proprio premiare chi si impegna a livello imprenditoriale, a livello di sport, a livello di cultura, diciamo così, e di mantenimento delle tradizioni per mantenere le eccellenze del